Io la lezione scorsa vi ho fatto notare come sia sbagliato, sia scorretto fare delle misure per differenza fra due grandezze molto prossime tra di loro. Allora facciamo un esempio e proviamo a vedere se questa cosa ha senso. Cioè immaginiamo di dover vogliamo pesare, facciamo quell'esempio che vi ho fatto l'altra volta, voglio pesare un neonato e lo proviamo a pesare sia sulla bilancina diciamo dedicata e sia su una bilancia più grossa prendendolo in braccio e pesandolo diversamente. Proviamo a mettere qualche numero. Allora immaginiamo di avere il peso del neonato, diciamo un 5 kg e 3. È nato 3 kg, ma la mamma è un 4, non te lo dico. Allora, questo come valore orientativo, giusto per. Allora, immaginiamo di avere una bilancia che ha fondo scala, così iniziamo anche a introdurre qualche termine che rivedrete nell'ambito del corso quando parliamo di strumentazione, che ha fondo scala 10 kg. Che vuol dire fondo scala di una bilancia? Fondo scala o portata di uno strumento è il massimo valore che lo strumento è in grado di misurare. Fatemi aggiungere, questo lo trovate pure sui libri di fisica, fatemi aggiungere un pezzettino che viceversa è indispensabile in un corso universitario. È il massimo valore che lo strumento può misurare restando all'interno delle specifiche fornite al costruttore. Cioè, che vuol dire che qualche volta voi avete degli strumenti che vi consentono anche di vedere grandezze. Immaginate il tachimetro della vostra auto, che c'ha l'ago, arriva fino a 140, però è molto probabile che il costruttore l'ha caratterizzato, ad esempio, che ce l'ha fino a 220, 230, no? E che viceversa fino a 130, 140, 150 è effettivamente caratterizzato al costruttore e l'informazione di misura fornita è nelle specifiche. Oltre quel valore, viceversa, il costruttore non si assume nessuna responsabilità. Quindi, quando io dico 10 kg di fondo scala, è il massimo valore che questa bilancia può misurare. Viceversa, abbiamo un'altra bilancia, che è quella che voi usate normalmente per pesare voi, e che ha fondo scala 120 kg. Aggiungiamo qualche altro parametro a queste bilance, perché questo è il massimo valore che consente di misurare restando all'interno delle specifiche, però queste specifiche quali sono? Allora, generalmente in questo tipo di apparecchiature trovate un valore di precisione che è espresso in termini di una grandezza che prende il nome di accuracy, con cui il costruttore mette dentro, vi faccio vedere che cosa intende il costruttore quando parla di accuracy. Accuracy, questa è lo 1% del fondo scala. Che vuol dire 1% del fondo scala? Il fondo scala vale 10 kg. 1% del fondo scala equivale a dire 0,1 kg. Vi trovate? 1% di 100 vale 1, 1% di 10 vale 0. Cosa intende il costruttore con questa sua dichiarazione? Intende dire che tutte le bilance che lui produce con questa, con questo marchio, perché poi le specifiche il costruttore non le fornisce bilancia a bilancia, a meno di strumenti di grossa precisione dove ogni strumento ha il proprio
certificato di taratura. Normalmente, se voi andate al costruttore, trovate un fogliettino modello K3/1 e le specifiche di tutti gli strumenti che lui vende con quelle specifiche. Non solo, ma se non mi dice niente, questa specifica vale in qualunque punto della scala, sia se sto misurando un chilo, sia se sto misurando 2 kg, sia se ne misuro 5, sia se ne misuro 10. Ok? Quindi è per qualunque bilancia e in qualunque punto della scala. Non so se questo grafico già ve lo siete trovato davanti, già ve ne ha parlato il professore Vigo. Curva di taratura, diagramma di taratura. Comunque, un qualunque dispositivo di misura ha un ingresso e ha un'uscita. Attenzione, non vi fate ingannare. L'uscita della bilancia voi leggete chili, ma l'uscita non so chili. L'uscita sono angolo su una scala o cifre su un display. Poi il costruttore vi fa un piacere, l'angolo non vi mette 30 gradi, che voi dice, per quanto pesi 30 gradi? Vi prende l'uscita e ve la riporta in unità di misura dell'ingresso, ok? Allora però l'uscita è l'uscita. Allora il legame ingresso-uscita è un legame, per una serie di motivi, quasi sempre lineare. Voi un chilo a un certo angolo, 2 kg il doppio dell'angolo, 10 kg tutta l'escursione. Questo legame ingresso-uscita è un legame che è caratterizzato da una certa incertezza, nel senso, quando io ho in ingresso 5 kg, qualche volta mi viene un certo valore, qualche volta me ne viene un altro. Ho una piccola, se io metto 5 kg e leggo bene, non leggo sempre lo stesso numero, otterrò una serie di risultati la cui media è proprio questa curva. Ma questa curva è una fascia, è una curva con una certa incertezza. Allora, quando lui mi dice 0,1 kg, mi dice che ogni volta che io faccio una misura, il risultato lo devo interpretare a meno di 0,1 kg, sia se sto all'inizio, sia se sto alla fine della scala. Secondo voi, all'inizio e a fine scala, sbagliare di 0,1 kg è la stessa cosa? Allora, sempre allo scopo di tirar fuori, da estrarre da questo corso qualche piccola informazione che vi resti per sempre, gli strumenti si usano a fondo scala. Quando usate gli strumenti di misura a inizio scala, lavorano male, funzionano male, tranne casi d'essere. Un'altra caratteristica che trovate nella strumentazione e che sicuramente vi è stata già introdotta dal professore Vigo è la risoluzione. Una bilancia di questo tipo, immaginiamo che abbia una risoluzione di 0,01 kg. Che cos'è la risoluzione? Cos'è la risoluzione? È la minima parte che lo strumento è in grado di leggermi, di farmi leggere. Attenzione, la risoluzione non ha nessun legame con l'incertezza di misura. Se voi riuscite a leggere in uno strumento tante cifre, non è detto che siano tutte cifre accurate.
caratterizzate le incertezze. Poi vi fate il conto delle incertezze e vedete quale di queste può essere affidabile e quale no. Di solito che succede? Secondo voi il costruttore vi fa la risoluzione più piccola o più grande dell'incertezza di misura? Più piccola. Cioè sarebbe stupido, immaginate un costruttore che vi costruisce una bilancia che è in grado di pesare il microgrammo, però non ve lo fa leggere. Cioè che è brava a fare delle cose, però non te lo fa leggere sul display. Allora lui ti fa leggere sul display delle cose, magari te ne fa leggere delle cose che non sono completamente affidabili. Non è che vuole imbrogliarvi necessariamente, non è che mette tante cifre così voi credete che quello strumento sia in grado. Ecco, se io leggo risoluzione 0,1 kg e accuracy 0,1 kg, vedete, avete una cifra in più, avete una cifra che leggete ma non vi serve. Però in generale non c'è, poi vi faccio, non vorrei complicarvi troppo le cose, quando parleremo di multimetri ci ritorniamo, perché vi farò capire che non è che è indispensabile avere più cifre di quante normalmente ne possono servire. Quest'altra bilancia, immaginiamo che è una bilancia allo 0,5% del fondo scala, quindi una bilancia da certi punti di vista più precisa di quella di sopra. La risoluzione è, ovviamente è più elevata perché devo pesare pesi più grossi, cioè quella di casa dove pesate voi magari a 0,5, 0,2, non è certo 0,5% il fondo scala, quanto vuol dire? 120 kg per 0,5, quindi vuol dire diviso 2, dunque diviso 2 diviso 100, 1% è 1,2, 0,6 kg, li trovate? L'1% sarebbe 1,2, lo 0,5% 0,6 più o meno. Va bene? Allora immaginiamo di aver facciamo le due strade, una strada in cui pesiamo questo ragazzo direttamente su questa bilancia e un'altra in cui saliamo una volta con voi, una volta senza di voi in braccio, e proviamo a tirar fuori lo stesso risultato di misura. Allora, primo caso, pesata diretta sulla bilancia di fondo scala più basso. Allora, quali sono le due incertezze di misura di cui devo tener presente? Vedete, ho immaginato di fare una misura sola. Sì, io quando era i miei due figli erano nati, li pesavo più volte. Loro si disperavano, ma io avevo un approccio statistico anche. ma quella è deformazione professionale, è un'altra cosa. A voi suggerisco di pesarmi una volta sola, se vi va bene. In realtà il secondo figlio non si pesa quasi, ma questo è un altro. Primo figlio si pesa molto, molto ripetutamente. Allora, abbiamo due sorgenti di tipo B di incertezza. Una è quella legata all'accuratezza dello strumento. Nel senso, quando il costruttore mi dice che un certo strumento ha una certa accuracy, tot per cento del fondo scala, quella sicuramente è un'indicazione di una certa incertezza nelle mie misure. Quanto vale questa incertezza? Abbiamo adesso imparato, è 0,1 diviso radical 3. Siccome qua ho inventato i numeri, mi dovete dare voi, uno di voi mi faccia da centro di calcolo. Allora, 0,1 diviso radical 3, 0,057, ma
773 kg. Allora, la risoluzione è sempre una sorgente di incertezza, perché se io non riesco a leggere vuol dire che ho un limite nella mia misura. Vi faccio un esempio, perché cerchiamo di capire la risoluzione, che tipo di incertezza, come la caratterizzo l'incertezza dovuta alla risoluzione. Facciamo un esempio più semplice. Immaginiamo di avere una bilancia di casa con una risoluzione di 1 kg, cioè pesa 90, 91, 89, 88. Quando voi vi pesate stamattina, 90 kg, peso, che vuol dire quando leggete 90? Vuol dire che se pesavate 90,0, lui quanto pesava? 90. 90,1, sempre pesa 90. Arrivate fino a 90,5, che lui 90,5, ma potrebbe pesare 90 o 91. Quando pesa 90,6, sicuramente pesa 91. Andiamo in sotto. 89,9. 89 fino ad 89,5, in cui poi pesa 89. Cosa sto dicendo? Che quando io leggo 90, in realtà il mio peso può assumere un qualunque valore tra 89,5 e 90,5. Qual è il mio peso più probabile? Boh, non ho nessuna conoscenza tra questi due valori, perché la mia bilancia non me lo fa leggere. Quindi, quanto vale l'incertezza da associare alla risoluzione? Allora, quanto è grande questo rettangolo? Vedete quanto è grande? 90,5, 89,5 è grande proprio R. Quanto vale l'incertezza legata alla risoluzione, ad una distribuzione rettangolare? R mezzi radical 3. E dovete, perché era la semiampiezza del rettangolo diviso radical 3. Ok? Allora vuol dire che in questo caso questo contributo è 0,005, la metà della risoluzione, diviso radical 3, trascurabile, ok? È molto più piccola di quella precedente, l'incertezza dovuta alla risoluzione non conta. Ricordatevelo questo discorso della risoluzione, perché ci troveremo tantissimi strumenti per i quali il costruttore vi dirà: no, ma la mia incertezza è legata alla risoluzione, cioè vi forniscono solo la risoluzione, quindi voi prenderete per incertezza la risoluzione dello strumento. Cancelliamo questa parentesi che abbiamo avuto sulla risoluzione e andiamo a calcolarci quindi il peso del mio neonato. Queste due cifre le elimino. Immaginiamo di voler fare una misura con fattore di copertura 99,7%, quindi questa UB1 la moltiplico per 3. Quanto mi viene? Per 3, 0,15, 0,21, 0,17. Ok, più o meno? Ci siete? Quindi il mio peso, misurato con questa prima bilancia, è 5,30 più o meno 0,17 kg. Ora andiamo a fare la misura con l'altra bilancia.
Allora, prima salgo io da solo su questa bilancia. È come se io fossi una tara. Mi peso e peso 90,5 kg. Poi salgo con il bambino in braccio e peso 96 kg. P2, cioè la, il peso del bambino col secondo metodo di misura, è 96 meno 90,5 uguale 5,5 kg. Ho lasciato stare che i numeri li ho messi in maniera tale che è più o meno. Però ora vediamo, se noi avessimo fatto solo questa misura, qual è la incertezza di questa misura rispetto all'incertezza che abbiamo ottenuto in questo caso. Quello che vi invito a notare non è tanto l'incertezza assoluta, segniamoci qua l'incertezza relativa. 0,17, qua mi serve uno che fa il conto, diviso 5,3. 0,32. Va bene. Vuol dire 3,2%. Ok? Vi trovate sto 3%? Vedete, avete una bilancia all'1%. L'1% era l'incertezza. Avete moltiplicato per 3 per avere un livello di confidenza del 99,7, quindi vi trovate il 3%. Quindi diciamo è un numero che ha senso. Poi abbiamo fatto un po' di approssimazione di conti, di somme e prodotti, quindi ci troviamo 3%. Allora, c'è una divisione per radical 3, non sto proprio a fondo scala, ma più o meno 3% è un numero che funziona. Vediamo adesso cosa succede nel nostro caso. Allora, l'incertezza su P2 è radice quadrata dell'incertezza quadra su PT più l'incertezza quadra su PL, perché per la differenza come per la somma l'incertezza è pari alla radice quadrata della somma dei quadrati delle singole incertezze. Vediamo quanto vale in questo caso l'incertezza. Allora, in entrambi i casi UB1, UB2, incertezza dell'accuracy, incertezza della risoluzione. Allora, l'accuracy vale 0,6 kg. Diviso radical 3. Quanto vale 0,6 diviso radical 3? 0,346. Basta, può bastare. Chilogrammi. UB2 è 0,5 kg diviso 2 radical 3 è la risoluzione. Quant'è 0,5 diviso 2 radical 3? 0,144 kg. Incertezza composta nella misura di PT quanto vale? Radice quadrata di UB1 al quadrato più UB2 al quadrato. In questo caso, vedete, sono due termini che non sono troppo diversi l'uno dall'altro, quindi li devo andare a sommare. Otterrò un po' in più di 0,34. Vediamo. Allora, qua devo fare radice quadrata di 0,346 al quadrato più 0,144 al quadrato.
quanto viene? Avete lasciato solo la poverella a fare i conti e nessuno che fa la controprova. 373 kg. Vedete, io mi fido tantissimo di lei, ma io prima di aspettare vi ho detto, viene qualcosa un po' più grossa di questa, perché abbiamo un termine, un terzo, abbiamo detto che oltre un quarto è trascurabile, un terzo gioca, vedete, perché si è spostato sulla seconda cifra, che è una cosa che io scrivo, no? La seconda cifra. Allora, vi faccio notare che queste informazioni sono tutte indipendenti dalla grandezza che sto misurando. Cioè, sia quando pesate, salite voi da soli, cioè quando salgo io da solo, nessuno di voi pesa 90, che quando pesate col bambino in braccio, non è che questa è una precisione legata al fondo scala, questa è la risoluzione, la bilancia è la stessa. Ok, quindi le due misure sono caratterizzate dalle stesse incertezze. Allora vuol dire che io qui dentro vado a scrivere radice quadrata di 0,37 al quadrato più 0,37 al quadrato. Ok? Kilogrammi. Allora, vediamo un attimo due cose. Innanzitutto, perché vabbè, ho ottenuto questo valore, lo moltiplico per 1 per 3 per ottenere il livello di confidenza analogo a quello precedente. Andiamo sopra questa lavagna e facciamoci i conti qua. Allora, no, facciamoci i conti senza livello di confidenza 3, perché per vi spiego poi un altro, non è proprio corretto il conto che abbiamo fatto di moltiplicare per 3, perché abbiamo usato una sola, abbiamo solo una sorgente di incertezza rettangolare, viene fuori una gaussiana quando ne abbiamo perlomeno due. Con una il livello di confidenza non lo otteniamo moltiplicando per 3, dovremmo moltiplicare per un numero diverso, quindi poi leviamo il per 3 anche da lì. Ragioniamo soltanto sull'incertezza. Allora, nella singola misura UDPT, quanto è l'incertezza relativa? Io faccio 0,37, questo numero qua, no? Diviso 90,5 in un caso, e nell'altro caso 0,37 diviso 96,5. No, 96. Quanto valgono queste due incertezze relative? Sto facendo l'incertezza relativa nelle singole misure in cui ho pesato me e ho pesato me col bambino. Per 0,3%, 0,4%, cioè sono misure molto buone, ok? 0,3%, 0,4%. Cosa succede quando vado a fare la misura per differenza? Ottengo 0,52 diviso 5,5.
faccio un errore del 10%. Qua 0,3, qua 0,4. Vedete, pur usando due misure, una bilancia molto migliore, perché questa bilancia è migliore di quest'altra, grazie al mio peso di 90 kg la sto facendo lavorare sempre a fondo scala la bilancia, quindi le due singole misure prese da sole sono eccellenti. Cioè, se il mio obiettivo non fosse quello di tirar fuori una misura per differenza, il mio peso lo misuro molto bene, il peso mio più il bambino lo misuro bene. Cioè, se il mio obiettivo fosse di conoscere quanto vale il peso mio più il bambino, per vedere se posso salire con lui sulle spalle sopra in una, o con lui in braccio in seggiovia, va bene la misura per somma. E quando vado a fare la differenza, che ottengo una misura molto imprecisa, estremamente più imprecisa di quest'altra. Ora io qua facciamo la misura senza dividere per 0,17. Se io faccio qui P1, U di P1 è 0,057 diviso 5,3, quanto vale? 0,057 diviso 5,3? 0,050. E che è l'1%? Allora, ricapitolando, devo cercare di misurare a fondo scala e non devo fare misure per differenza. Ok? Perché se lavoro vicino al fondo scala, misuro bene. Ah sì, perché mi potrebbe pure venire in mente una cosa: ma questa bilancia è migliore, e se metto direttamente il bambino su quella da 120 kg? Mettiamo pure il bambino su quella da 120 kg. Mettiamola qua. Qua posso leggere 5, 5, 5, 4, 5, pure capite che a un certo punto mi volto e resto solo io, eh? Vabbè, allora quanto vale l'incertezza? Abbiamo detto che l'incertezza non dipende in queste misure da che cosa sto misurando, quindi è sempre la stessa, è questo 0,37. Quindi l'incertezza P3 relativa è 0,37 diviso 5. Quanto va? 0,074. Arriviamo quasi a dire 7,4%. Guardate, meglio poggiare il bambino da solo sopra la bilancia che fare la misura per differenza. Cioè, la misura per differenza tra due oggetti vicini porta, cioè in questo caso faccio una misura al 7,4%, meglio di quella che al 9,4%. Ok, comunque sto facendo una misura imprecisa, perché è come se il motivo per cui appunto in cucina vi comprate la bilancina che vi misuri 100 grammi, perché sennò non riuscireste a pesare piccole quantità. Quindi sicuramente non vi conviene lavorare lontani al fondo scala, ma è ancora più devastante fare misure per differenza. C'era un'altra cosa che mentre parlavo vi volevo far notare. O mentre parlerò, mentre faccio l'altro esempio, mi verrà in mente. C'ho un ultimo esercizio e poi vi mando via. Mm.
Quando quando farete elettrotecnica, vi sentirete raccontare che esiste un metodo per misurare la potenza in sistemi trifase. I sistemi trifase sono sistemi in cui quelli con cui si alimentano le industrie, non le case. Le case avete soltanto una fase e il neutro. Questo è un metodo che si basa su prendere due misure di potenza e di ottenere un sistema trifase, anche senza essere molto esperti, un modo per misurare la potenza è misurare la potenza della prima fase, della seconda, della terza e sommare le tre potenze. In realtà esiste una tecnica che si basa, che si chiama inserzione Aron, che vi consente di usare soltanto due strumenti anziché tre. E quindi una tecnica che funziona benissimo. Fate la misura di potenza usando solo due strumenti anziché tre. Questa tecnica ha un piccolo problema, nel senso ci stanno delle situazioni in cui una delle misure, con 1, immaginiamo sia 158 watt, e P con 2 è meno 153 watt. Quella che era una somma si trasforma in una differenza. Ah, ecco, mi sono ricordato che volevo dire. Aspettate un attimo, avete sentito parlare di compatibilità fra le misure? Dico, ve l'avrà accennato sicuramente. Allora, questo è un concetto molto importante a beneficio dei che è uscito. Una piccola soddisfazione del docente, deve far sentire colpa chi se ne va. Compatibilità fra misure. Abbiamo detto che se io faccio una misura, poi la rifaccio di nuovo, ottengo lo stesso numero. No. Quindi, se io misuro una grandezza, poi la do a te e tu la misuri, come facciamo a capire se ci troviamo? No, c'è un termine gergale, no? Dice, ah sì, mi trovo. L'uguaglianza non esiste più, non ha senso, non riesco a... Se io faccio due misure in due momenti successivi non ottengo lo stesso numero. Allora il concetto di uguaglianza fra le misure viene sostituito dal concetto di compatibilità tra due misure. Cosa si intende per misure compatibili? E volevo fare questo esempio. Noi abbiamo misurato il peso di questo bambino tre volte, abbiamo ottenuto tre misure, ma queste tra loro erano congruenti o erano proprio che non si parlavano tra di loro? Allora, la misura, abbiamo detto, non è un numero ma è un intervallo. Due misure sono compatibili quando gli intervalli hanno almeno un punto in comune. Questa è la misura A, questa è la misura B, questa è la misura C. A è compatibile con B? Sì. B è compatibile con C? Sì. C non è compatibile con A. Quindi mentre l'uguaglianza gode della comoda proprietà transitoria, proprietà transitiva, nel senso se A è uguale a B, B è uguale a C, A è uguale a C, la compatibilità non ha proprietà transitiva. Ok? Si può fare, può avvenire che due misure sono fra loro compatibili, B è compatibile con C, A con B, ma A non è compatibile con C. Vediamo, giusto per vedere se i numeri che mi ero inventato erano tra loro compatibili. Allora, qua avevamo un 5,3
più o meno 0,057. Poi avevo un... cancellato? Dico un 2? 0,52 e un 5,5 e un 5 più o meno 0,37. Se andate a vedere questi tre intervalli, sono fra loro compatibili o no? Sì, perché questo qua va con lo 0,52, va da 5 a 6 e quindi questo ingloba sicuramente entrambi, questo qua va da 5,3 a 4,7 e quindi ingloba questo, e questo che è più piccolino è compatibile con gli altri due. Quindi questi tre numeri, nonostante mi ero inventato numeri e caratteristiche, così, i tre intervalli, le tre misure, cioè può effettivamente capitare di avere tre procedimenti di misura che mi danno tre risultati diversi con tre intervalli diversi, ma che sono tra loro congruenti. Questo è fondamentale quando mi trovo a confrontarmi tra diversi laboratori, cioè tra vari laboratori, per vedere se tutti quanti sono d'accordo. Come si fa? Per vedere se il nostro laboratorio è in linea con i laboratori nazionali, mi viene dato un oggetto che io non conosco e mi viene detto misuramelo. Quello che me l'ha mandato me lo misura e le nostre misure devono essere compatibili. Questo è anche un modo per scoprire se qualcuno ha barato. Allora, siete troppo pochi, è una cosa importante. Allora, questo aspetto della compatibilità ci ritorniamo, su questo discorso qua del barare ci ritorniamo, perché è un problema importante. Ricordatemelo domani mattina appena arrivo, perché sennò me lo scordo sicuro. Me lo dimentico. Allora, facciamo questo esercizio e ce ne andiamo. Allora, strumento. Ho lo stesso strumento. Gli strumenti che misurano potenza sono caratterizzati da un parametro che viene detto classe di precisione. La classe di precisione è l'errore massimo diviso il fondo scala per 100. Allora, immaginiamo di aver fatto queste misure con uno strumento di classe 0,5 e di fondo scala 200 watt. Allora, quanto vale l'errore massimo che commettono questi strumenti? ,5 la classe diviso 100 per i 200 watt di fondo scala. Quindi l'errore massimo che questi strumenti commettono è un watt. 200 per 0,5 1, un watt. Quanto vale l'incertezza? 3 0,5 7,7 watt. Allora, vedete, la situazione è identica a quella di prima. La misura P con 1 e la misura P con 2 da che incertezze relative sono caratterizzate? Tutte e due sono misure 0,577 diviso 158 e diviso 153. Quanto vale questo numero? Scusami se mi fai questo. Per fortuna che lei non mi ha abbandonato. Zero virgola 003%.
cioè una misura molto accurata, sia pi con 1 che pi con 2, perché se divido per 153 viene lo stesso. Cosa succede se vado a fare l'incertezza complessiva? Viene incertezza quadra di P1 più incertezza quadra di P2 uguale radice quadrata di 0,577 più 0,577 al quadrato. Questo ce l'ho, non ce l'ho, sì, 0,816 watt. Quanto vale P? P vale 158 meno 153 sono 5 watt. Incertezza 0,81, quindi P è uguale 5,00 più o meno 0,81 watt. Quanto vale l'incertezza relativa? Varrà 0,81 diviso 5. Non ha nessuna rilevanza il fatto di aver fatto due misure molto precise. È il modo con cui le ho dovute combinare che mi dà origine a un risultato completamente inaffidabile, perché dire che faccio una misura con 16% di errore vuol dire che è una misura su cui non ho nessuna possibilità di un affidamento serio. Con due strumenti che mi facevano una misura allo 0,3%. Vabbè. Ragazzi, grazie per la pazienza.